Sono sempre stato appassionato di diete e nutrizione e negli anni ho provato decine di alimentazioni diverse, fino a trovare un buon equilibrio che mi ha accompagnato nelle ultime stagioni. Detto questo, ho sempre fatto molto sport e ho avuto un fisico magro, per cui non ho mai sentito la necessità di affidarmi a un nutrizionista. Quest'anno mi sono finalmente deciso, con la speranza che mi possa aiutare a migliorare anche questo aspetto. Successivamente, se ci sarà occasione, vi presenterò la dottoressa che mi sta aiutando. Nel frattempo vediamo cosa è emerso dalla prima visita insieme. Prima della visita la mia alimentazione era così strutturata. Dieta onnivora, mangio un po' di tutto cercando materie di prima qualità, 4 pasti al giorno per un totale di 3500 calorie. Non sono un grande amante dell'integrazione. Le uniche cose che prendo sono dei multivitaminici in alcuni periodi dell'anno, qualche pasto sostitutivo e l'integrazione durante la gara. Sono alto 1,80 m e al momento della prima visita pesavo 66 kg e 200 grammi, con una percentuale di massa grassa tra il 7 e l'8%. Mi alleno quotidianamente, solitamente con 6 sessioni di corsa e una di potenziamento. I valori riscontrati e l'analisi del sangue erano tutti nella norma, tra cui emocromo, glicemia, trigliceridi e ormoni tiroidei. Gli unici due valori che si discostavano leggermente dal valore ottimale sono il calcio, leggermente troppo alto, e il sodio leggermente troppo basso, cosa comune per chi come me fa molto sport di resistenza. Qui ci tengo a aprire una piccola parentesi. Consiglio a tutti di effettuare analisi del sangue con regolarità, così da rendersi conto di eventuali criticità. Nel mio caso eseguo l'analisi del sangue circa una volta l'anno al termine della stagione agonistica. Tra le principali criticità per cui mi sono rivolto a un nutrizionista c'è la perdita di peso che ho riscontrato negli ultimi mesi. Sono sempre stato tra i 68 e i 70 kg e credo che 66 kg non li pesavo neanche all'età di 15 anni. Probabilmente l'aumento del volume di corsa di quest'ultimo periodo ha aumentato il mio fabbisogno energetico portandomi in deficit. L'altro aspetto per me anche più importante è che nelle gare lunghe di diverse ore ho riscontrato problemi gastrointestinali che hanno limitato fortemente le mie performance. Prima di svelarti i cambiamenti del mio regime alimentare, se ti sta piacendo questo video e questo nuovo format, ti chiedo di mettere un mi piace e soprattutto di aiutarmi a condividerlo con i tuoi amici. Inoltre, se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube. Basta cliccare sul bottone qui in basso per restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti e le novità. Tra le principali variazioni troviamo l'aumento calorico che passa dalle 3.500 alle 4.200 calorie. Credo in vita mia di non esserci mai arrivato. L'alimentazione è a forte carico glicidico. Infatti le percentuali di macronutrienti sono così suddivise: un 16% circa di proteine, un 54% di carboidrati e un 30% circa di grassi. Sostanzialmente, rispetto alla mia dieta precedente, per raggiungere l'apporto calorico dovrò aumentare carboidrati e grassi. I pasti passano da 4 a 6, inserendo uno spuntino a metà mattina e uno spuntino dopo cena. Infine, nelle giornate dove seguirò allenamenti lunghi, sono previste le calorie extra, che vengono distribuite durante i pasti principali. Inoltre, nelle attività lunghe, oltre ai classici carbogel e integrazione di sali minerali, testerò anche dei nuovi prodotti, tra cui ciclodestrine e acidi grassi a catena media. Per concludere, ci tengo a dire che non sono andato troppo nel dettaglio dei pasti, della composizione dei macronutrienti, perché non credo abbia senso. Infatti, come l'allenamento, anche la dieta, per essere efficace, deve essere tarata sull'individuo. Inoltre, credo che la dieta sia anche soggettiva. Infatti conosco molti atleti vegani, altri carnivori, altri ancora onnivori, che hanno trovato il loro equilibrio e che si trovano molto bene con la loro alimentazione. Per cui il mio consiglio, se vuoi fare le cose per bene, è di affidarti a un bravo nutrizionista che sappia consigliarti al meglio. Direi che per ora è tutto. Scrivimi qui sotto nei commenti per farmi sapere se ti interessa questo argomento, che tipo di dieta stai seguendo e se hai consigli da darmi magari dal lato dell'integrazione. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!